Scusatemi ragazzi, ma è caduta la linea. Stiamo ricollegando tutto, un minuto e ci siamo, di nuovo in diretta. Eccoci di nuovo qua ragazzi, scusate, problemi tecnici, cose che succedono anche ai vivi e non solo ai morti. Vittorio, sì, va bene. Scusaci Nicola, dell'incidente. No, ma Nicola è stato già capito, sa bene, non è che Nicola è il primo giorno che usa, noi siamo in diretta Skype ragazzi, quindi ci sentiamo con gli artisti americani in tutto il mondo, praticamente io, Nicola, gli altri, e succede regolarmente. Anzi, questa è una grande tecnologia che ci aiuta a fare queste cose. Nicola da Roma, io da Milano, Gianni da Lanzarote, ci sta. E questo conferma che siamo prima di tutto umani e non extraterrestri. Esatto. Quindi siamo la vera riproduzione di Nicola Mingo, di Vittorio Fornese e Gianni da Lanzarote, e che siamo in diretta. E come si diceva, si è sempre detto la parola, il bello della diretta è questo. Bello. Allora riprendiamo da dove ci interrotti praticamente. Niente, a questo punto Nicola ci delizierà con un suo secondo omaggio live, sempre ripreso dal disco Squidging, e potrete notare che è un brano chiaramente diverso da quello che ci ha fatto ascoltare, vabbè, questo non scopriamo niente di nuovo, ma lo eseguirà in modo, perché ripeto, nudo e crudo con la sua L5 come dicevo prima, e non con una chitarra acustica e quant'altro, ampli e Gibson, e lo seguirà in modo veramente particolare. Dici Nicola. No, che vi devo dire, il brano, no, dicevo il nome del brano, ascolto di questo brano, che è il secondo brano del CD, si chiama New Song, diciamo, quindi una cosa un po' più moderna. E sì, che io ho voluto, insomma, appunto, ho scritto inserire questo brano, sì, esatto, proprio in un secondo momento l'ho aggiunto a quello che già avevo come repertorio. Sì, vai, allora facci deliziaci. Okay. Yes. Thank you.
Che bello, ma veramente bello. Cioè, un modo, Gianni, hai visto, no? Hai sentito, io dico hai visto. In modo diverso, vabbè, un pezzo diverso, io lo dicevo prima quando poi ci siamo caduti, e lo voglio ridire. Un modo diverso, ha usato più accordi, è un brano diverso, si presta pure a delle melodie diverse, e quindi già si appresta più il cuore proprio dell'artista, insomma viene fuori la sua dote di quello che è praticamente. Ma ripeto, con la sua L5 è una chitarra che va inserita in un contesto di un live con tot strumenti, insomma ha un'altra valenza, non vi credete, ma non perché è bellissimo, per me va bene così, cioè quasi da camera, no, la cosa, no? Però sentendo, ascoltandolo live in un club è tutt'altra storia, perché poi c'è la ritmica, c'è il contrabbasso, c'è il piano, la batteria di JJ, insomma tutta viene, ecco, c'è l'armonia completa. Però la grande bravura di Nicola è quella che ci ha fatto, a me mi ha acchiappato, non so a te Gianni, non so a voi, ma a me mi ha acchiappato molto. Caspita, molto molto fine, elegante, bravo Nicola. Bene, per ritornare al discorso di cui parlavi tu, se vuoi possiamo anche dire un minimo di tour, diciamo, di quello che ci sarebbe. Mi hai anticipato la domanda che ti avrei fatto, vai Nicola. Benissimo. Allora abbiamo, diciamo, un tour che parte praticamente proprio da Napoli, quindi per me è una grandissima soddisfazione, insomma, sì, esibirmi nella mia città, che comunque, anche se ormai sono 10 anni che vivo a Roma, insomma, ce l'ho sempre nel cuore, ecco, ed è comunque molto importante. E andremo il 21 marzo al New Around Midnight. Al Vomero. Sì, forse uno dei migliori club jazz che abbiamo a Napoli, con la sapientissima direzione di Vincenzo De Falco. Che salutiamo. Laura Intelligenza, che sono tutte e due veramente molto in gamba. E lì suoneremo con Gege Munari e una ritmica di napoletani, che però in questo caso non sono Giorgio Roscino e Gege Munari, ma sono Andrea Rea e Daniele Sorrentino. Sono due bravissimi. Andrea Rea al pianoforte. Esatto. E Daniele Sorrentino al contrabbasso. Loro sono veramente e quindi parti esatto. Sì, la nuova generazione. Parti nuova generazione. Perfetto. Poi avremo invece, e qui insomma, come dire, sono ben contento di venire appunto a Milano, che comunque anche è uno dei posti, diciamo, più forti in assoluto. No, non è vero, vabbè, anche Roma c'ha un bel giro, anche Milano c'ha insomma la sua valenza. E saremo il 2 aprile al Memos Restaurant di Colucci. Che io ci sarò, come dicevi, no, io ci sarò. Io anzi invito tutti i fan, diciamo, di Radio Web Lanzarote, di Legend of Jazz, e anche quelli, diciamo, dell'Official Fan Club, insomma, venire tutti in massa a seguire questo live, dove in quel caso suoneremo con la ritmica proprio del disco, ossia Giorgio Ciglione, Gege Munari ed Antonello Vannucchi. Grande.
Ecco, quella sarà sicuramente. E questo abbiamo detto il 2 aprile. Il 2 aprile. Poi avremo sempre a Milano il 4 aprile una, come stiamo facendo adesso, una diretta radiofonica con la RAI. E perfetto, saremo a un programma che si chiama Piazza Verdi, che sì, è ben conosciuto da Elio, Sabella e Lilli, salutiamo. Sì. E lì noi parleremo appunto del CD e suoneremo anche qualche brano in diretta. Live. Questo quando? Il 4, no? Qui il 4, negli studi del... Nel studio della Radio Rai, praticamente. Nel studio della Rai in Corso Sempione. Perfetto. Poi concluderemo aprile con l'Alexander Platz a Roma, che è un altro club storico del jazz, veramente si può dire il tempio del jazz a Roma. E lì faremo appunto sempre la presentazione. In questo caso avremo Daniele Pozzovio, un altro giovane. Grande, grande Daniele Pozzovio, grande, bravissimo. Veramente. Bravo, che suona molto bene, quindi insomma sarà sicuramente un bel live con la ritmica di Giorgio Scivola e Gigi Munari. E infine chiuderemo il tour il 29 maggio al Charity, sempre a Roma, in trio con Giorgio Scivola e Gigi Munari. Un momento, vabbè, chiuderemo il chiuderemo il tour. Vabbè, allora noi spieghiamo bene, chiuderemo questa prima parte, esatto, per la prima parte, perché poi voglio dire, mi permetto di dire, ci saranno altre novità, perché poi ci sono delle serate che non sono ancora chiuse, che sono ancora aperte, perché sappiamo che che si aspettano, bravo, che si aspettano, infatti, praticamente. Infatti mi hai tolto la parola in bocca, perché si aspettano. No, due risposte importanti, una in particolare quella di Gerlando Gatto, che mi deve inserire diciamo in un contesto di lezioni di guida all'ascolto, dove appunto io sono sul bebop, quindi insomma per me è molto importante questo. E poi di un altro collega insomma che pure parla di Wes Montgomery, insomma, quindi ci sono e poi ne do io un'altra, lo voglio dire, perché giusto per la vera amicizia, perché non entra in campo il fatto manageriale, no? Nicola sa bene che io, essendo amico di questi artisti, di quei artisti, molte volte li ho seguiti in giro per l'Italia, e quindi divento poi in automatica amico pure di vari proprietari di vari club o gestori di club. E io voglio dire, voglio salutare tra questi il bravissimo e il grandissimo Fabio Giacchetta del Ricomincio da 3 di Perugia, mio grandissimo amico, e lo stimo tantissimo perché fa una programmazione veramente particolare, e per i mezzi che ha, fa fin troppo. E io mi sono sentito un po' di giorni fa, e lo voglio dire, mi sono sentito sia per te Nicola, per delle serate con te, per Alfredo, lo dico per Antonio pure, Antonio Onorato, ci dobbiamo risentire per il 15 perché la sua agenda è già piena, però ci saranno delle novità, delle cose, mi ha detto sentiamoci Vittorio, che io ripeto non lo faccio per lavoro questo, lo faccio per l'amore dei musicisti e per il piacere magari di starci insieme, quindi lo voglio dire, è una cosa in più che faccio, ma lo faccio per piacere, loro lo sanno, tu lo sai praticamente e quant'altro. E quindi ecco perché dicevo, chiude il tour, lui dice chiude questa prima parte, esatto, poi sicuramente sicuramente poi ci sarà l'estate, insomma ci saranno e quant'altro. Ok, sì. Noi invece adesso dobbiamo andare avanti con i brani di Swinging e non ancora Vittorio perché, allora, perché c'è qualche novità, una domanda sì da parte di un ascoltatore, Giuseppe Galliano. Ti ringrazio prima di tutto per la tua musica, come ti ringraziamo tutti quanti noi. E poi ti domanda, sono due domande. Sì. Quando hai iniziato a coltivare il jazz e gli studi di chitarra che hai fatto? Benissimo, bellissime domande. Questi radioascoltatori dimostrano di essere attenti e curiosi. Anche ferrati, quindi insomma veramente... Complimenti a Giuseppe Galliano per questa domanda. E allora, qua interrompo. Aspetta, Nicola, prima che rispondi, una cosa voglio dire, ma lo dico, e dobbiamo ringraziare Radio Web Lanzarote che ci ha dato lo spazio e la possibilità di farlo, perché non tutte le radio hanno la possibilità di farlo. Quindi grazie a Gianni e grazie a Radio Web Lanzarote. Giusto? Grazie, Vittorio. Allora, vado in ordine. Per quanto riguarda gli studi, credo che sia fondamentale lo studio della musica classica. Io penso che comunque anche per suonare bene jazz, avere una buona base di classico ti dà proprio una forza e una sicurezza veramente che non appari. Ma anche per quanto riguarda
le tecniche, perché per esempio mi riallaccio al walking bass che faceva Joe Pass, no? Che sono praticamente canto, basso e armonia messo insieme, che poi è il principio di base della chitarra classica, per cui uno che ha una buona base di chitarra classica può fare molto più facilmente walking bass, diciamo, rispetto a un chitarrista che non ha questo tipo di formazione. Il jazz invece è una passione, perché comunque al di là, diciamo, dello studio, della musica eccetera, il jazz, come ha detto Vittorio, ti deve acchiappare, insomma, se ti acchiappa diventi anche basta. Tu insomma. Io ho ascoltato praticamente Charlie Parker e Dizzy Gillespie quando avevo 14 anni, insomma, e quando ho ascoltato Charlie Parker e Dizzy Gillespie sono rimasto, come si dice, folgorato. Sì, perché questo modo di suonare così, il bebop, questo modo di costruire le frasi, insomma, quindi sai, anche, come dire, proprio quel discorso che facevamo prima sul ritmo, insomma, io trovo che ci sia una grandezza nel bebop, insomma, che ancora oggi viene riconosciuta a livello mondiale, insomma, quindi poi in un secondo momento, se ti appassioni a questa musica, poi studi quello che riguarda anche il repertorio, che è molto importante, che come nella musica classica, no? Ci sono gli autori fondamentali, ma possono essere, mi viene in mente Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, eccetera. Nel jazz, secondo me, non si può prescindere da Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Coltrane, Miles Davis, insomma. Wes Montgomery. Per la chitarra, Wes, Joe Pass, Barney Kessel, Kenny Barrell, insomma. Pat Martino, grandissimo. Charlie Christian, Django Reinhardt, insomma, quelli che Django sono poi, diciamo, esatto, sì. E venire a nulla, esatto, quindi questo e arrivare a Nicola Mingo, ecco. Vabbè, risposta più che esaudiente, secondo me, no Gianni? Giuri? Sì, ce ne sarebbe ancora siamo qua, da parte del nostro caro oltre uomo. Oltre, ciao, anzi lo saluto, ciao oltre. Vai, carissimo. Luigi domanda: qual è il tema musicale preferito in assoluto, a te particolarmente caro? Proprio il tema musicale di tutta la musica, certo, è una domanda complicata, lo so, è complicato rispondere, perché nel mondo del jazz è pieno di grandi, però può essere che tu ne hai uno, sei più affezionato, no, posso dire una cosa, allora io, hai detto la giusta cosa Gianni, e lo stavo dicendo a Nicola. Lui farà un nome o più nome, quello che è. Però non è detto, non è orocolata. Allora, lui sicuramente sarà tentato da un nome, ma sicuramente non sarà poi la Bibbia. Certo. No, poi se per lui è la Bibbia, lo dice, per me è la Bibbia. Secondo me ci sono dei grandissimi capolavori. Viene in mente Justice di Coltrane, uno dei brani più belli in assoluto, costruiti, diciamo, anche con una logica armonica particolare, insomma. Jan Stips, mi piacciono i brani di Wes Montgomery, mi piace 4 on 6, mi piace Jingles, mi piace Road Song tantissimo, che è un brano all'apparenza semplice, ma poi invece che c'ha tutta una sua forza, una sua struttura, insomma. Quindi così, di ogni artista, secondo me, ci sono un bel po' di brani che sono belli in assoluto. Ci sono dei brani di Charlie Parker, c'è Confirmation di Charlie Parker, c'è Anthropology, non lo so, veramente sono talmente tanti brani jazz belli che veramente farei torto. Impression di Coltrane, sono veramente tutti capolavori. Quindi, secondo è una me bella domanda, è una bella domanda, però non si può avere una risposta diretta. Vabbè, ma se io vogliamo dire proprio il brano, mi piace moltissimo a me Road Song di Wes Montgomery. Allora è riuscito a tirare fuori questa cosa. Che poi io penso che sia un brano che tu abbia ripreso proprio in Swinging. Sì, infatti no, abbiamo avuto anche un'anticipazione. In realtà è uno dei cavalli di battaglia di Wes, e io ho ritenuto giusto, insomma, inserirlo nel mio ultimo CD, insomma, perché veramente sono anche voglio dire una cosa. Se sei attento fino alla fine, avrai una sorpresa in merito, giusto?
Vittorio, in più oltre ti manda i saluti perché tu l'avevi salutato prima, tu siccome non leggi la chat. No, non la leggo, non la leggo, non la leggo perché ho da fare tante cosucce, poi chi sembra, ripeto, c'è tutto un lavoro e non riesco, non voglio andare oltre a quello che devo già fare, quindi voglio dire, ecco, comunque oltre lo so è un po' che si serve. Che l'ultimissima domanda che credo che avevi già spiegato prima, Nicola, sempre da Giuseppe Gagliano, e ti domanda quando e con chi hai imparato a suonare la chitarra jazz. Bellissima, questa è una bella domanda. Ascolta, allora, io infatti è questo, io avevo già una buona base di classica, studiavo insomma la chitarra classica, e quindi la cosa più importante per me è stato insomma, poi a parte i vari maestri che comunque ne ho avuti un bel po' a suo tempo, insomma, come ha detto bene Vittorio, di avvicinarmi ai musicisti americani. Quindi ho iniziato a capire qualcosa durante le jam session di Umbria Jazz, che consiglio poi a tutti i giovani emergenti, cioè di andare nel campo, sul campo, cioè di suonare con quelli più bravi, e quindi di capire come loro affrontano, diciamo, il repertorio, la materia, eventualmente anche carpire informazioni, insomma, ecco. Io quindi, dopo aver studiato insomma le varie cose, poi ho molto suonato con tanti altri musicisti, e questo mi ha dato, diciamo, questa come dire, tra virgolette, ferratezza nel campo, insomma. Sì, perfetto. Sempre da parte di Giuseppe Gagliano, questa è complicata. Sì. So già che è molto complicata a rispondere, però te la vedi tu alla risposta. Dice: cosa ne pensa il maestro della contaminazione classica jazz? E se c'è anche qualche esempio che egli trova indicativo? Questa è una bella domanda, anzi, complimenti. Ancora, questa forse è la. No, bella, bella, è complicata. Ma Nicola ce la spiega, sono convinto che ce la spiega. È una bellissima domanda. Allora, la contaminazione fa parte proprio della musica, perché sennò non ci sarebbe evoluzione, nel senso che già, diciamo, le forme poi di jazz moderno sono forme contaminate, perché comunque già quello che dicevamo, no? Contaminare quello che è stato il bebop, l'hard bop con la melodia, no? Perché poi è una cosa, diciamo, più diciamo europea, tra virgolette, insomma, no? Perché è chiaro, dall'America e gli afroamericani portavano il ritmo in sostanza come base, sì, nei campi di cotone, bravo, no? esatto, con i gospel, con i vari, diciamo, blues, tra virgolette, mentre invece noi gli europei portavamo la melodia, l'armonia, no? Quindi già c'è una contraddizione in questa fusione, diciamo, tra la perché la musica di oggi in realtà è la musica del 2014, è il prodotto di tutto quello che sono state le altre musiche, quindi è chiaro che c'è anche nel jazz questo tipo di contaminazione. E qual era l'altra domanda oltre alla contaminazione? No, diceva che se c'è qualche esempio che egli trova indicativo. Ma esempi ce ne sono tantissimi, perché già, che ne so, mi vengono in mente tutto quello che si fa oggi, anche a parte in America, insomma, nel jazz moderno, che ci sono contaminazioni con le musiche, diciamo, di tutto il mondo, per cui insomma sicuramente c'è un'interazione anche tra ritmi, melodie, eccetera. È importante secondo me avere quanti più elementi possibili per fare poi delle buone contaminazioni, perché è chiaro, ecco, per esempio un musicista classico che poi contamina la sua musica col jazz, secondo me, avendo già una buona base, può fare qualcosa di interessante. Allora, io voglio aggiungere, ok, allora lui è stato chiaro, Nicolo, scusa, se io non è che voglio fare sempre il professore, no? Perché no, tu sei stato chiarissimo. Allora, per farla ancora più breve, e ritorno e ridico, no? Corsi e ricorsi storici. Allora, per farla capire, io metto sempre Pino Daniele. Cosa mi ha insegnato a me Pino Daniele in 36 anni che lo seguivo? Pino Daniele, la contaminazione che diceva Nicola Mingo.
Pino sì. Daniele, anche a 60 anni, prima che morisse, certo, si è messo in gioco a studiare 4-5 ore al giorno la chitarra, gli attacchi flamenchi, con la certo, bravissima maestria di Daniele Bonavieri, che tu sicuramente conoscerai. Ora non so se è di persona, di nome, quello che è. Sì, vabbè, no, non siamo lì. È nel classico, quindi è nel flamenco praticamente, certo, è tanto di cappello. E allora quella cosa significa? Quella è anche contaminazione, la contaminazione certo, dei rapper, dei rapper certo, di J-Ax, certo, di Clementino, dell'altro ragazzo, io non so con la musica, comunque dei rapper, certo, lui diceva questo, il mettersi in gioco, ma non tanto il mettersi in gioco, ma cercare di intrecciare tutti i tipi di musica per acchiappare, no, praticamente per certo, acchiappare quello che dicevamo fuori, all'inizio, quello che dicevamo io all'inizio, più che, io più che contaminazione la vedrei come fusione, come sì, ricerca esatto, sì sì sì, ma c'è contaminazione mi sembra brutta, no no no, ma no, no, non è vero, no no no, ma è anche giusto dire contaminazione, come dire fusione o come dire qualche altra parte, alla fine andiamo tutti a parare allo stesso punto, andiamo praticamente, sì, 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 è sì, quello sì, là giusto Nicola, praticamente io lo interpreto che... più come una ricerca, una fusione, sì, una esatto, crescita personale dell'artista nel voler certo, mischiare sì, più esperienze differenti esatto, esatto, a lui care sì, ma però vieni contaminato da quello che vai a seguire, da quello che vai ad ascoltare, quindi è una contaminazione, giusto dire cioè, contaminazione, no no, giusto, giusto, il concetto quindi è quello, il concetto è quello, hai capito Gianni? Cioè voglio dire, forse la paura può sembrare come se fosse un virus, sono contaminato da un virus, allora quella è una cosa brutta, ma tu sei contaminato, invece vieni contaminato da quello che dai delle aperture, l'ho detto io, l'ho detto, l'ho ridotto, lo dicono gli artisti, la musica unisce, la musica esatto, non ha barriere, quindi chi è aperto a tutti a 360 gradi no, significa che ha l'occhio lungo e che ha interesse per interagire, per cercare delle novità noi giusto, stessi. Io mi ricordo una sera e dico sto fattuccio qua, eravamo a un club di Salerno, sì, giù a Cava, e c'era un concerto dei Napoletan Power, c'era Antonio Rado, c'era Nino Zuzio, c'era, c'era Franco Del Prete e quant'altro, e c'era sì, la Rai che faceva l'intervista, no? E mi ricordo che Antonio diceva un trafiletto, spiegava che lo stesso grandissimo, quello che è stato, diciamo, forse uno dei più grandi della musica classica, che è venuto a Napoli, adesso non mi viene in mente il nome, quello là austriaco, quello là, no, il nome importante del classico io non seguo, non so se era non Bach, quell'altro potente, i nomi, diciamo, Mozart, della musica classica, Mozart, scusa, lo stesso Mozart venne a Napoli per cercare di fare che mica per farsi una vacanza, ah, sì, sì, no, no, è venuto per acchiappare all'epoca, sì, praticamente, sì, hai capito? E quella è un'altra forma di, cioè un grande, o forse magari diciamo che forse magari si è diventato grande proprio perché venendo a Napoli, prendendo quelle cose della Napoli dell'epoca, è diventato ancora più grande. Quello sì, era già contaminazione, sì, quella sì, era già, sì, già aperture praticamente. Questo e sì, questa è una bella domanda che ha fatto il ragazzo che ci ha detto, che adesso non mi viene il nome, non so Giuseppe chi è, Gagliano. Giuseppe Gagliano. Bravo. E quindi credo che quello che ha spiegato Nicola, quello che dicevo io alla certo, fine, e quello che ha detto Gianni, abbiamo detto quasi la stessa cosa tutti certo, quanti, è un okay, po' quello il modo praticamente. Allora vogliamo andare avanti Gianni? Passiamo sì, ringraziamo tutti questi certo, ragazzi, che quindi stasera è stata una serata proprio vivacissima, proprio piena. E non è ancora finito, perché secondo me, siccome che noi, come dire, ci spariamo le ultime cartucce, le cose più belle, ragazzi, il bello deve ancora venire, cioè il bello è proprio da destina, quindi seguiteci, perché adesso ci annuncerà un brano, non parliamone subito, facciamolo vabbè, annunciare e ascoltiamolo. Che ne dici Nicola, facciamo così, lo facciamo annunciare sì, direttamente da certo, dai Gianni, brano, dai, vai Gianni, il brano in questione God Bless. Thank you.
Bellissimo questo God Bless. Io credo che questo brano rispecchia al 100% la personalità e la musicalità tua, Nicola. Non lo so se mi equivoco a dire. No, infatti è proprio l'essenza di Switching. Entro io in merito a una cosa, perché racchiude pure i discorsi che dicevamo prima di tutte queste musicalità, di queste contaminazioni e quant'altro, e voi avete sentito, veramente stupendo. Volevo andare avanti invece, perché indietro non si può, c'era una cosa che si diceva, molto bello. Nico, come ci siamo conosciuti a te? Allora, vogliamo dire, conosciuti di persona praticamente, allora, Nicola, di persona era al Blue Note, dico bene? Al Blue Note Milano, di Milano, nel 2012, sì. Però io voglio dire una cosa, voglio che lo sappiano la gente, ma perché lo dico? Non lo dico per me, lo dico per far capire l'artista, e questa è una cosa che Gianni non sa. Cosa è successo? Allora, noi ci sentivamo regolarmente su Facebook, lui mi seguiva, io seguivo lui, e se ero per qua ci sentivamo qualche volta per tre. Fece una cosa che io sono rimasto, per farvi capire la persona, come lo è stato Alfredo in altre cose, e poi saranno altri artisti, man mano vi dirò. Così si capisce pure queste piccole, si capisce l'artista, proprio l'uomo, diciamolo. E lui cosa fa? A un certo punto fa su Facebook, sulla pagina di The Legend, la pagina mia di Facebook, fa: io la dico in breve così, voglio invitare ufficialmente al Blue Note di New York, di Milano, e in prima fila, e mi ricordo bene parole, Vittorio Forneris, insomma, vabbè, ma io sono rimasto veramente basito, ma non tanto perché mi chiamava, me lo diceva, cioè ha fatto questa cosa ufficiale, no? Questa cosa per dire, e io sono rimasto, allora, un artista, ma ci stiamo rendendo conto, cioè io non sono nessuno vicino a Nicola Mingo, nel senso che, vabbè, però lui è una grande, però ecco, questo voglio farvi capire, che Nicola, come tanti altri, poi ripeto, faremo le puntate su altre persone, e se avremo il piacere di averli in studio dirò delle altre cose, quindi ripeto, non è una sviolinata, dico solo la verità di quello che è vero, no Nicola, praticamente è vero per me, è stato poi un piacere insomma avervi veramente, perché eravate veramente in prima fila, tu, tua moglie Cristina, che saluto, e tutti, grazie, diciamo, gli appassionati, veramente, che si vedeva insomma che voi eravate veramente appassionati di jazz, insomma, e quindi, come dire, insomma, voglio dire un'altra cosa, voglio dire un'altra cosa, lui mi invitò a soundcheck, anzi io ci tenevo di fare soundcheck, e lui sa bene, io venivo da Udine, pur vivendo a Milano, venivo da Udine, tre giorni che sono stato con Franco Cerri e Antonio Raden, dei concerti memorabili, io sono scappato a un certo punto, ho detto ragazzi vi devo salutare perché io devo andare da Nicola, perché Nicola ci tiene, lo merita, cioè sono partito a razzo con mia moglie, cioè le due mie gemelle, io ho anche due gemelle femmine, due gemelli maschi, che saluto a tutti e quattro, lui lo sa Nicola, e siamo partiti di corsa, il tempo di arrivare a casa, cambiarci, siamo andati, infatti gli disse Nico, non ce la faccio per stando check, però ce la faccio per la serata, e così fu una bellissima serata, fu veramente un tributo, perché comunque lì presentava Clifford Brown, un disco che ripeto l'ho consumato, si sono consumato, anzi Nico, mo che viene a Milano, se ne hai una copia praticamente, una nuova copia, una nuova copia, perché se io ti rendo quello,
da riconsumare. Io ti do indietro, facciamo una permuta praticamente, ti do indietro quello, bello sto fatto. E anzi no, me lo tengo perché comunque con grande dedica, vabbè non vi dico, mi ha fatto le feste, insomma io devo dire la verità, insomma è vero, tutte cose vere, una bellissima serata. E lì io dico, ci siamo conosciuti poi di persona lì in quella serata e voglio dire, volevo far sapere ai ragazzi di sto fatto che poi fu un gran concerto a Blue Note, perché come è stato per due volte a Umbria Jazz, che è il tempio della musica, certo, open all'aperto, Blue Note Milano è il tempio della musica indoor, cioè giusto, al coperto, giusto, praticamente giusto. E quindi lui non si è fatto mancare niente praticamente, non si è fatto mancare niente. Niente, e invece adesso volevo dire a Gianni di presentarci. Andiamo oltre. Andiamo oltre. Sarebbe adesso il momento di playing. Playing, esattamente. Playing. Perfetto, eccoci in diretta un'altra volta con i due ultimi temi del maestro Nicola, che adesso Vittorio ci elencherà, ci spiegherà. Perfetto, allora stasera è stata ripeto, una serata veramente che bellissima, lunghissima, forse la più lunga come puntata di tutte, ma a noi non interessa, non ci interessa queste cose qua. Nicola è stato bravissimo, ci ha deliziato con questi due live, si poteva andare avanti, ecco la parola è oltre, però noi siamo anche persone di cultura, dobbiamo, ripeto, è una living room, siamo ognuno di noi nei propri appartamenti. Giustamente siamo già ben oltre le 10:30, che è un orario consone, diciamo tra virgolette, per fare caos, no? Nicola sta a Roma, certamente non è che faceva il caos
di quello che è successo degli ultra degli olandesi. Ora non voglio fare né politica né niente né paragone, però è una persona educata, lui, la moglie, che saluto di nuovo, Antonella, ciao Antonella, un bacione, ed è giusto che non debbano dare, tra virgolette, magari c'è una signora anziana a fianco a caso, quello che è. E quindi potevamo fare altri 30 brani, ma non aveva senso, nel senso, Nicola, lui è un grande, praticamente ci ha fatto capire quello che è, e quando lo volete sentire venite ai suoi live, ai suoi concerti, vi delizierete, e sarà sempre disponibile, farà le foto, vi farà gli autografi e quant'altro, questo ve lo posso garantire. Il giorno che non succede mi chiamate e io lo bacchetterò, ma non succederà, non succederà mai, perché è umile, è una brava persona. Allora, niente, allora, detto questo, io volevo dire due parole, è giusto che lo diciamo, Nicola, sulla Universal, sulla tua casa, quindi questo spetta a te, quindi vorrei, vedi tu quello che vuoi. Innanzitutto io voglio dire che è sempre molto importante quando un artista, diciamo, viene dato fiducia da una casa discografica. Io, insomma, nel corso degli anni, insomma, ho avuto grandi soddisfazioni, perché sono partito con la Pentaflowers, che comunque, insomma, già di base una buona casa discografica di Roma, della buonanima di Franco De Gemini, insomma, e quindi poi sono approdato alla Red Records di Sergio Veschi, che è un altro grandissimo, insomma, veramente. Poi c'è stato Paolo Piangiarelli della Filologi, Mauro Buttinelli di Rai Trade, per poi approdare appunto all'Universal Music, che insomma, per me è un gran traguardo, insomma, che comunque è la stessa casa che produceva tanti anni fa Wes Montgomery, la Verve, insomma, io esco praticamente con la stessa casa di Clifford Brown, che era la EMARS, quella storica, insomma, quindi diciamo la soddisfazione di vedere il mio nome tra quelli dei grandi del jazz, insomma, nel catalogo del questa è una grande soddisfazione, e di questo devo, insomma, dare, insomma, riconoscimento a Franco Galliano, che è un grandissimo appassionato di jazz, ha creduto in me, insomma, e appunto dopo il primo disco, cioè quello di Member Clifford su Tipo Brown, ha riconfermato, insomma, diciamo, l'essere artista dell'Universal facendo anche questo swinging, per cui per me è molto importante. Io saluto Franco Galliano, saluto Mirko Gratton e Raffaella Leva, che sono proprio, diciamo, i punti di forza dell'Universal Jazz. E questa è un'ulteriore conferma, anzi riconferma, come dicevamo, due volte a Umbria Jazz, due volte al Festival Jazz di Seo, due volte con l'Universal Music, insomma. Il ripetersi, ragazzi, voglio dire, non è un caso, siamo davanti a un grandissimo artista. Qual è Nicola Amico? Niente, Nicola, allora adesso in scaletta vogliamo fare, facciamo parlare anche qua Gianni, perché sennò Gianni, voglio dire, Gianni, tu ti dico guadagnare di pane pure tu qua ci fai soffrire a me, a lui, ci vuoi dire è adesso? È complicato con te guadagnarmi il pane. No, ma mi fa piacere così, io controllo di più qua che tutto vada bene, va tutto bene, ho parecchie cose da tenere sotto controllo. Poi agli incidenti tecnici di percorso, non ci arrivo. Mi sto allenando la notte a fare i miracoli sì, tecnologici, però non mi riescono tanto bene, non è il mio forte. Okay. Va bene, il prossimo brano, che è Moody Mood for Love. Ecco. Se posso dire una parola su questo? Certo. Allora, Moody's Mood for Love è un brano scritto da James Moody. In che senso? Nasce praticamente come un assolo, sembrerà strano, ma James è il grande sassofonista della storia del jazz, era in sala di registrazione e doveva praticamente fare un take di I'm the Mood for Love per Nat King Cole, per cui stava facendo, diciamo, stava, come dire noi diciamo a Napoli, stava svisando, va, ecco, stava provando delle cose, e fortuna ha voluto che il tasto del rec era già premuto, per cui questa registrazione è stata fatta, diciamo, è stato il primo take che è stato fatto, e questo solo, che era un solo, cioè nasceva non come un tema ma come un assolo, è poi diventato il tema di Moody's Mood, che poi è stato suonato è stato cantato dai più grandi cantanti come King Pleasure e poi anche George Benson, che ne ha fatto poi un successo pazzesco con Gimme the Night, insomma, che
ha ripreso grazie a Quincy Jones, insomma, questo grandissimo brano. Per me è una grande soddisfazione aver fatto una versione strumentale, ossia, cioè, riportando quello che era il tema scritto da James Mills. Perfetto, perfetto. Ottima spiegazione del successivo brano, che è questo. Wow, wow, questo un brano reso famoso dal grande George Benson e ripreso dal nostro Nicola. Perfetto, adesso ci avviamo al termine sì, della serata. Troppo, con un brano. Sì. Io ti interrompo, Gianni, prima di annunciare il brano. Lì se sono stati attenti i ragazzi che ce l'hanno fatta da stare ancora con noi, ma credo di sì, perché si stanno divertendo. Ho visto che hanno interagito in maniera veramente, sono stati partecipi in modo veramente eccellente, anzi li ringraziamo. Scusami di Vittorio, prima che mi dimentico, perché poi ti conosco, tu inizi, non molli più il microfono. E poi poi oltre io lo conosco, poi mi cazzi a me tutta la settimana. C'ha un'ultima domanda per Nicola e anche per te. Sì. Domanda: perché non scrivi un libro o crei un giornale online di jazz? Vabbè, io faccio rispondere prima a Nicola per ospitalità. Ascolta, la domanda è a me. È più a me. Perché... No, è a tutti e due, però ha ragione Nicola, io. Secondo me forse è più a me. Vittorio è più forte di lui, togliere il microfono al prossimo. No, assolutamente no. Ascolta, vai Nicola.
che un musicista possa essere, diciamo, come dire, colto anche per quanto riguarda la storia della musica è tutto a suo vantaggio, perché così capisce meglio, diciamo, i passaggi storici, eccetera. Però, insomma, da questo a diventare poi uno scrittore, penso che ne passa, voglio dire, io ne so tanto, però penso che sia giusto che il libro scriva chi, insomma, quindi lasciamo agli scrittori. Allora, infatti, io come critico musicale potrei scrivere. Però ecco, per l'amor del cielo, se ne avessi la possibilità, perché no? Anzi, può essere, mi ha dato, come dire, mi ha dato il l'idea, dato almeno l'idea. Così parli di meno e scrivi di più. Grazie Gianni, molto gentile, praticamente tutti ti amici, voglio bene, lo sai Nicola, mi vuole troppo bene Gianni, praticamente. Però ci pensavo, guarda, non sarebbe male un libro titolato proprio The Legend of mamma Jay. Mia, come già sono Vittorio. Mamma mia, perché no, vero, buona perché... idea. È vero, bella idea. Per l'occasione salutiamo tutti i fan del gruppo The Legend of Jazz. Grazie ancora, grazie, che è un gruppo che ho creato io con tanto amore tanti anni fa, e mai pensavo che poi diventasse anche un programma radiofonico, e che, come dice Oltre, chissà mai, magari potrebbe diventare anche un libro. Ci penserò veramente attentamente, e se magari troverò chi mi potrà aiutare in questa cosa, mi impegnerò, magari lo farò, magari non lo scriverò, qualche cosa del genere, per rimanere qualcosa di scritto. Però volevo dire, ma a parte questo, non voglio togliere la scena a Nicola, e lo ringrazio per quello che ha detto, quindi significa non c'era bisogno, lo so che ha grande stima, e niente, però io adesso volevo dire di una serata stupenda, di una serata bellissima, di un qualche cosa che è andato oltre, parlando di oltre, è andato oltre alle aspettative, non molto di più, come i record sono fatti per battere, stasera Nicola Minga ha battuto tutti i record, e lo voglio dire, ha battuto tutti i record, se qualcuno ne avesse dubbi o meno, a noi non ci interessa, lo diciamo perché è la verità, poi magari i record esistono per essere battuti, arriverà un domani X per battere i record, ma noi poi ritorneremo con Nicola e magari ribatterà il record. Bisogna sempre porsi, diciamo, dei limiti, praticamente. Esatto. Comunque, restando in tema di saluti, se posso, voglio salutare anche mia figlia Sara, che insomma per me. Ciao Sara, io non la conosco di persona, la conosco su Facebook, la vedo, mo appena sarà, se lei verrà a Milano qualche volta, avrei piacere di conoscerla. Esatto. Tanto se è tra amici, noi adesso ci conosciamo. Con Antonella è a Napoli con il suo fidanzato Raffaele, quindi praticamente insomma ci sta seguendo dalla radio. Un bacione e un abbraccione a Sara, un saluto allora, a Sara, un saluto, e Gianni. Fidanzati E allora volevo dire chiudiamo questa bellissima serata su Nicola Mingo, e difficilmente abbiamo la scaletta, mi sono presa la responsabilità ieri, dicendolo sia a Nicola che a Gianni, perché si sono ascoltati, Gianni si è ascoltato bene il disco, io lo conoscevo già abbastanza bene, di chiudere, perché si cerca di chiudere con il brano più bello, non per fare classifica, un brano particolarissimo, Nicola, particolarissimo. E quindi se ce lo vuoi spiegare tu e ci vuoi dire perché lo hai inserito nel brano, una domanda prima, Vittorio, una domanda mia però è una curiosità, queste abbreviazioni che hai messo OGD cosa sarebbe? Aspetta, a chi risponde la domanda? A te Nicola. Ascolta, la domanda è per te. No, allora, come nel caso di Rivian Dable Bayoi, capitano dei brani, degli standard, che hanno due titoli in realtà, cioè nel senso, il titolo di base era OGD, ma poi è stato, diciamo, detto Rod Song.
Esatto, ora per la SIAE praticamente, poiché è una cosa completa che riguarda, diciamo, proprio la scrittura originale, allora noi si scrive sia Ready and Able che Bayoi che OGD e Road Song, capito? Ah, per non essere equivoci, per non essere equivoci. Esatto, Road Song, okay. Quindi dice stesso la parola, insomma, una canzone di strada, cioè in realtà dà molto quello che è bello di questa melodia, questo tema, e dà molto il senso del viaggio, secondo me è molto bella questa cosa proprio che si avverte, secondo me, in queste ottave iniziali del tema di Wes, il senso del viaggio, insomma. Ok, quindi diciamo che è un pezzo che lui riprende di Wes Montgomery, giusto Nicola? Sì, esattamente, in questo caso sono stato molto, come dire, fedele all'originale, cioè ho cercato proprio di fare proprio una versione, cioè, molto fedele a quello originale. Anche perché spieghiamo un'ultima cosa ai ragazzi, che chi non lo sa, non è che uno vuole fare il professore. Ci sono, ecco, come ha detto Nicola adesso, ci sono brani standard jazz o brani che acchiappano a un artista più che un altro, che in certi momenti loro lo eseguono e lo fanno loro. Cioè, fanno loro significa che il brano lo interpretano, cioè lo riinterpretano. Esatto, lo rielaborano. In questo caso invece Nicola si vede per la bellezza, per la grandezza, per quello che è il suo stato d'animo in quel momento, era quello, e lui è stato molto fedele all'originale. Dico bene, mi sono spiegato? Sì, ma ho spiegato più che altro per una forma di rispetto nei confronti di Wes Montgomery, che insomma io reputo forse veramente il migliore in assoluto di tutti i chitarristi jazz della storia, perché ha dato proprio la via proprio per suonare il jazz, secondo me lui proprio è il suono della chitarra jazz, per me è viene da lui, praticamente. Va bene, allora il piacere e l'onore di annunciare l'ultimo brano lo diamo a Gianni. Saluti, guarda che è arrivata una signorina di nome Sara Mingo, che manda i saluti. Napoli. La signorina Sara Mingo è mia figlia. Anche Giuseppe Galliano ti saluta. Saluti a Giuseppe Galliano. Un bacione a Sara. Ciao Sara, quando prima ci conosceremo da vicino, va bene? Grazie di averci ascoltato. Vabbè, per te cioè papà, insomma, voglio dire, zia Maia, se no papà. No, a parte sicuramente. Pertanto, io direi, signori, che possiamo fare i saluti. Diamo proprio i titoli di coda, chiudiamo proprio la trasmissione. Andiamo con Road Song e salutiamo tutti i radioascoltatori di Radio Web Lanzarote. Giusto? Grazie. A questo punto saluto anche il grandissimo Gianni Lanzarote in persona, il grandissimo Vittorio Formeris e tutti gli appassionati di jazz che hanno avuto, insomma, come dire, la possibilità di poter ascoltare questa diretta. Questa bellissima living room è stato veramente bello. E vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato. Ci ha fatto una bella sorpresa tua figlia all'ultimo secondo, all'ultimo brano, di entrare nella chat. Zona Cesare. Grazie. Va bene. Okay. Dai, annuncia il brano, vai Gianni, annuncia il brano. Andiamo con Road Song e un saluto a tutta la web Radio Lanzarote.
sei. Me pica la cara.